Presidente del Consiglio, abbiamo fatto poco tempo fa all'Eco Academy di San Giovanni a Teruccio. Saluto il professor Salvatore, ringrazio la Fondazione Salvatore di aver invitato il Presidente del Consiglio, perché oggi il Presidente si intratterrà per diversi impegni nella nostra città e questo è per noi un motivo di grande attenzione. Così come condivido il titolo del dibattito per cui siamo qui invitati e sono onorato di portare il saluto della città. La prima riflessione la farei prendendo lo spunto riservato da stamattina alla capacità di innovazione della nostra città. Oggi si è visto quanta competenza, quanta creatività, quanta innovazione, quanto talento napoletano e di persone, di ragazzi non di Napoli che si registra a San Giovanni a Teruccio. Questo è merito dei nostri ragazzi, è merito della formazione, è merito dell'università. Quindi in questa città si può lanciare la sfida anche per un'impresa diversa che sappia realizzare lo sviluppo della persona umana compatibile con il territorio e con gli altri diritti e quindi che non ci siano più i conflitti che abbiamo vissuto finora, ad esempio del diritto all'industria e il diritto alla salute. La seconda riflessione la vorrei fare da uomo del sud che ha visto anche quanto può far male un rapporto perverso tra pubblico e privato, imprenditori e una gestione poco trasparente della spesa pubblica. Io in questi 8 anni di sindaco mi sento di ringraziare invece tantissimi imprenditori, tantissimi titolari di attività produttive, le start-up giovanili, persone che non se ne sono andati da Napoli, hanno investito, hanno fatto sicuramente una città dove è tutto più difficile, dove è più facile che ti vengano a bussare al cantiere per chiederti un'istruzione, dove magari ci sono anche tante altre difficoltà, ma se oggi Napoli ha raggiunto gli obiettivi per cui non è più un lavoro solo per Comuna, ma anche per le tante eccellenze di cui si parlava anche prima, in merito tutto di chi ha scelto di investire. E questa città ha scelto anche di avere un rapporto corretto tra pubblico e privato, in cui il pubblico ha la visione di città, capitale del mezzogiorno, quindi può trainare anche l'intero mezzogiorno, con il privato che se investe nella nostra città non lo fa solo per la sua azienda, evidentemente produce sviluppo, produce benessere, crea lavoro. E quindi in questo rapporto corretto, senza mura, ma anche senza commissioni, io vedo che questa città sta creando uno sviluppo che ha messo anche al centro la persona. Poi la cultura, lo vorrei sottolineare perché in questi anni così difficili, dove la crisi economica e finanziaria ha attanagliato il paese, ma soprattutto gli enti locali e soprattutto il mezzogiorno, questa città ha scelto di partire proprio dalla cultura, come arma di riscatto complessiva del proprio territorio. Dai tantissimi giovani, dai tantissimi talenti conosciuti, ma anche da tanti ragazzi che invece di prendere una strada perversa, della violenza, del crimine, della devianza, insieme a noi stanno riscattando questa città, facendo guide culturali, guide turistiche, imprese artigiane, puntando sull'identità della città che sia però aperta anche alle prospettive internazionali. Noi raccogliamo molto, e concludo, sarò anche io, quindi in breve, l'invito che ha fatto che Napoli sia per vocazione naturale la capitale del Mediterraneo. Io vorrei cogliere anche l'importanza della visita in settimana del 21 giugno del Santo Padre, proprio su un tema noi molto caro, quello del Mediterraneo. Io vedo che la funzione geopolitica di Napoli è una funzione naturale. Questa città, secondo me, ha tutte le caratteristiche per avere una visione che possa rappresentare per il nostro paese un punto di certezza e non solo una speranza. E sono anche convinto che, ascoltando ed apprezzando le parole del Presidente del Consiglio che ha ascoltato con tutta attenzione poco fa, ci potrà essere anche un rapporto molto corretto e forte tra la città di Napoli, la città metropolitana e il governo. Concludo dicendo, perché non mi è capitato di poterlo dire personalmente al Presidente del Consiglio, colgo questa occasione con le tante autorità, che ovviamente saluto insieme a voi tutti, che in questa città, signor Presidente, la cooperazione istituzionale è eccellente. Noi la registriamo ogni giorno, in particolare nelle sedi come il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, le affrontiamo insieme, ognuno dalla sua prospettiva, ognuno con la propria autonomia, ma credo che questo sia un altro segnale forte, perché senza la cooperazione leale, senza la cooperazione istituzionale è difficile raggiungere gli obiettivi. Ci vuole squadra e questa città lo sta facendo sia nei momenti belli ma anche nei momenti di difficoltà. Sta crescendo anche con l'orgoglio partenopeo, come leggo in Twitter, senza la passione, senza il sentimento, senza lo spirito giusto, diventa anche difficile affrontare i problemi. Quindi grazie di aver scelto oggi Napoli per una visita così prolungata e così diversa in molti punti della nostra città. Buongiorno.